Giornata un po' umida questa domenica mattina per gli amanti del podismo che hanno partecipato alla 25esima corsa in montagna di Coglio di Vobarno, valida come campionato Interland Gardesano di corsa in montagna, prima prova individuale 2009. In circa 600 atleti di ogni età si sono ritrovati all'oratorio San Sebastiano nonostante il tempo avesse reso il percorso della gara fangoso e scivoloso. In un clima testardamente gioioso e di festa si sono svolte le corse competitive e non competitive di chilometri 6 e 400 metri per gli adulti, chilometri 2 e 900 metri per i ragazzi, chilometri 1 per i bambini e mezzo chilometro per la categoria pulcini. Il clima sfavorevole non ha smorzato la voglia degli atleti di cimentarsi in una gara che, nonostante sia breve, offre un elevato livello di difficoltà, grazie alla salita che incomincia dopo il primo chilometro e si protrae fino a metà percorso tra i sentieri dei boschi della Valsabbia. Organizzata con passione dall'Associazione Sportiva Dilettantistica GP Collio Valsabbia, la manifestazione ha offerto premi a tutte le categorie del campionato dell'Interland Gardesano, alla presenza dell'assessore allo sport Giorgio Romani. Nelle categorie assoluti, maschile e femminile, hanno vinto Andrea Bottarelli e Maria Grazia Roberti. Tutte le classifiche e le immagini della giornata verranno mostrate nello speciale che andrà in onda giovedì sera alle 22:10 circa su Brescia Telenord.